Ben trovato a Rosennero, a Stefano Sorrentino, portiere del Palermo. Ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti voi. Grazie per aver risposto al nostro invito. Ovviamente ringraziamo anche l'ufficio stampa del Palermo per il coordinamento. Io ti chiedo, prima di lasciarti a Salvatore Geraci, Massimo Dorrito, Paolo Vanini, Ignazio Arcoleo, ti dico subito, la parata più difficile di ieri sera, qual è stata? Quella su Giannetti o in realtà ce n'è stata un'altra? La parata più difficile è stata secondo me quella del primo tempo su Paolucci. Quella a mio avviso è stata quella più difficile, ecco, perché comunque da vicino il campo bagnato, poi dopo su una palla che è stata messa in mezzo su un cross dove uno dei nostri l'ha stoppata involontariamente, quindi praticamente ha calciato a botta sicura e per fortuna sono riuscito a pararla, ecco. Ok, ti lascio agli opinionisti. Parte Salvatore Geraci, Corriere dello Sport. Ciao Stefano, in un mondo in cui tutti si lodano, vorrei lodarmi anch'io perché io sono uno dei pochi giornalisti, penso, ad averti fatto gol. Certo, non eri molto grande, avevi 3 anni soltanto, ma mi ricordo che nel salone di casa lì a Catania non sei riuscito a parare quel tiro mio mentre aspettavamo l'arrivo di papà, e quindi questo lo posso portare come vanto. Ma al di là di questo... dimmi Stefano. Mi dispiace per te che non sei uno dei pochi ad avermi segnato, perché dopo nella mia carriera mi hanno segnato in tanti, quindi... Senti, al di là di questo, entriamo subito in argomento. È chiaro che tu in un campionato di Serie B sei un po' fuori dalle righe, nel senso che sei uno quasi, fra virgolette, sciupato. Ecco, io vorrei chiederti, il mercato è sempre aperto. Tu, la Serie A è la tua collocazione, come ci vuoi arrivare? Ci vuoi arrivare attraverso un trasferimento? Ci vuoi arrivare attraverso una squadra che magari è più vicina a casa tua o ci vuoi arrivare col Palermo? Beh, allora, questo ora so già che tanto mancano 2 mesi al mercato di gennaio e quindi inizierà di nuovo il tormentone e mi auguro di passare un mese diverso da quello che ho passato quest'estate, ecco. È chiaro che la Serie A è sempre la Serie A, questo non lo nego, ecco, io ci ho giocato per tanti anni, ora era più di 10 anni che non giocavo in Serie B ed è cambiata tantissimo da quando ci giocavo io, ecco. Come ho detto tante volte, io ho una situazione familiare un po' particolare, ecco, le mie figlie che vivono a Torino, quindi una parte di me mentalmente è proiettata verso il nord, che comunque verso la famiglia, però è chiaro che sono professionista. Quando ho accettato questa scelta del Palermo a gennaio dell'anno scorso, sapevo benissimo quali erano le eventuali conseguenze, ecco, di un'eventuale retrocessione, quindi ho voluto fortemente il Palermo. Sono contento di essere il portiere del Palermo, sono contento di potergli dare una mano per tornare in Serie A al più presto. Ecco, io come dicono tanti presidenti, gli incedibili non esistono, purtroppo abbiamo tutti un prezzo, ecco. Però sono contento dell'atteggiamento della società di quest'estate, che mi ha voluto fortemente mantenere, nonostante tante sirene, tante richieste. Io sono contentissimo e cerco tutte le partite di ripagare la fiducia. Ecco, io, come ho detto prima, quando sono arrivato a gennaio sapevo di arrivare in una piazza importante, una piazza come il Palermo deve stare in Serie A, e io ci proverò fino alla fine del campionato, quindi fino a fine maggio, per poter portarla il più in alto possibile. Massimo Dorrito di Repubblica per Stefano Sorrentino in diretta a Rosennero. Ciao Stefano, buonasera. Innanzitutto io credo che la tua prestazione di ieri abbia messo una pietra tombale su tutte le polemiche, sul vuole restare, non vuole restare, non è concentrato e via dicendo. Insomma, mi pare che la partita di ieri abbia dimostrato che tu puoi essere il valore aggiunto, uno dei valori aggiunti di questa squadra. Ti chiedo invece, Beretta, tra le tante, perdonatemi, le fesserie, ecco, che ha detto alla fine della partita, quando ha parlato di rapina, di incappucciati, di ladri e di via dicendo, ha detto una cosa che secondo me non può che gratificarti. Ha detto:
se il Palermo è rimasto a galla è stato per merito di Sorrentino, perché l'ha salvato nel momento decisivo. Ti chiedo, a quanto fa piacere a un portiere sentirsi anche da parte dell'avversario, diciamo, essere lodato, e B, quanto è vero? Cioè, io ero a Siena e ho visto come tu hai tenuto a galla questa squadra. Era quello il momento di passaggio che serviva per arrivare alla fine della partita e magari vincerla così come è stato? Beh, allora parto dalla fine della tua domanda, ecco. È chiaro che le mie parate sono state fatte in dei momenti della partita molto importanti, ecco, perché come ti ho detto prima, secondo me la parata più difficile è stata quella del primo tempo sull'1-0. Se per disgrazia prendi il 2-0, non ti dico che la partita si chiude, però sicuramente si mette molto molto in salita per noi. Poi fatalità, dopo 5 minuti da quella parata, nel giro di 4 minuti facciamo 2 gol e quindi ci troviamo in vantaggio. Quella parata ha molto valore. E poi quelle altre del secondo tempo che sono state importanti, ecco, non da meno da quella del primo tempo, sono tutte quante avvenute sul risultato di 2-2 con un uomo in meno, soprattutto in un momento a metà del secondo tempo, quando il Siena ci aveva chiuso comunque nella nostra metà campo, hanno fatto sì che avessimo un minimo di speranza e un minimo di forza per potersi giocare le nostre chance fino in fondo. E poi dopo, grazie alla nostra giocata di Andrea, siamo riusciti a vincere la partita. Ecco, diciamo che sono stati momenti importanti, momenti difficili, perché non vi nego che quei momenti là, per me che sto là dietro, che sto là dentro, sono momenti comunque di tensione, ecco, il secondo tempo mi sembra che sia durato 7-8 ore, ecco, non 45 minuti. Però sono momenti importanti, momenti che poi dopo, visto il risultato finale, ti gratificano, momenti che in questo momento, per esempio, ricordo molto molto volentieri, e sono momenti belli che mi auguro di poter rigustare il più possibile, ecco. Stefano, scusami, è su Beretta che a parte che oggi ha fatto una parziale, diciamo, marcia indietro, no, su Beretta sul merito è chiaro che fa piacere, come hanno fatto piacere i complimenti la settimana passata di alcuni giocatori del Pescara. Ecco, è chiaro che quando ti fanno i complimenti gli avversari vuol dire che comunque hai fatto qualcosa di veramente importante, ecco, quindi questo mi fa piacere, mi dà ancora più forza, più felicità. E ecco, ringrazio il mister per le buone parole spese. Ecco, invece, per ritornare all'inizio del tuo intervento, sinceramente diciamo che si era creata intorno a me una situazione un po' particolare all'inizio di questo campionato, del tipo che non era concentrato, del tipo che, cioè, sono stato, tra virgolette, passatemi il termine, adesso non è che voglio far polemica, non mi sembra la serata giusta, è una serata divertente dopo questo filotto di vittorie, sono stato massacrato per il gol di Spezia, che la sconfitta è stata per colpa mia, quando due tiri in porta, uno il primo tempo deviato sulla traversa di un colpo di testa che in pochi hanno visto, e il secondo su un cross deviato, la palla finisce in porta, Sorrentino non è concentrato, quindi sai, spesso bisogna trovare un capo espiatorio, ecco. Il ruolo del portiere è un ruolo particolare. Io dico sempre che quando una squadra va male, il primo che cacciano è l'allenatore, il secondo cambiano il portiere, ecco. Quindi so benissimo il ruolo che ho, so benissimo com'è questo giochino, ecco, io lo chiamo un giochino perché oramai a 34 anni ne ho viste tante, però io sono sempre quello di Spezia, sono quello di Bari, sono quello di quest'estate, sono quello di sempre, ecco, quindi tutte le partite cerco di dare il meglio, tutte le settimane lavoro al massimo per essere il più pronto possibile, ecco, poi a volte ci si riesce e a volte ci si riesce meno, ecco. Ti lascio a Paolo Vannini, Corriere dello Sport, mentre intanto la regia ci fa vedere proprio il fermo immagine di questo maledetto cross alla Spezia, insomma stava esultando solo lo steward perché gli altri non se ne erano neanche accorti. E allora Paolo. Sì, ciao Stefano, io mi riaggancio alle tue parate, però sposto un po' l'ottica dall'individuale al collettivo. Cioè, ieri il Palermo ha vinto una partita in maniera straordinaria, ma obiettivamente non è una squadra ancora che conquista dal punto di vista del gioco, fa fatica obiettivamente, però ha conquistato vittorie importanti. E
È possibile che ci dobbiamo abituare ad un tipo di squadra che ha proprio queste caratteristiche, cioè quella di essere molto solida, molto determinata, di avere voglia di andare oltre i propri limiti e che spesso ottiene i punti grazie ai giocatori importanti che ha in squadra, come te, come Hernandez, come Barreto, come Bolzoni, magari come Dybala che ancora non è esploso. Cioè una squadra che riesce a fare delle sue individualità un gruppo vincente, poi magari arriverà anche il gioco. Beh, sinceramente ci metterei la firma per giocare male e vincere più partite possibili, ecco. È chiaro che quando cambia allenatore e comunque si resetta un po' tutto quanto, è chiaro che non è semplice per noi assimilare in fretta le strategie del nuovo mister. In più abbiamo incontrato in queste quattro partite formazioni che comunque, a parte forse la Juve Stabia che l'abbiamo trovata in un momento un po' particolare, le altre tre sono in un momento di forma, sono tre grandi squadre, tre squadre che hanno qualche problema anche loro di classifica, però sono tre squadre che lottano che sono partite per lottare per la Serie A o comunque per entrare nei play-off, ecco. È chiaro che il campionato di Serie B è brutto, è duro, è difficile, noi lo stiamo vedendo partita dopo partita, e vedere il bel gioco in un campionato di Serie B è secondo me difficile. Sono più le partite tipo ieri o tipo Pescara o tipo Brescia magari, dove c'è tanto agonismo, tanti falli, tanto combattere, diverse occasioni da gol, però ecco, vedere il bel gioco, secondo me la strada è ancora lunga, ecco. Noi poi abbiamo la fortuna di avere in squadra giocatori che tu hai prima citato, che possono fare la differenza, che possono cambiare le partite, e noi dobbiamo cercare solamente di sbagliare il meno possibile per poi dopo affidarci ai giocatori di livello superiore che abbiamo per poter portare a casa il punto. Ancora Massimo Norito e poi l'ultima da Ignazio Arcoleo per Stefano Sorrentino. Volevo però inserirmi in quello che dicevi, però stride un po' il fatto che per due partite consecutive il migliore in campo del Palermo sia il portiere. Che significa, insomma, che il Palermo prende tanti tiri, che il Palermo, diciamo, soffre, e per fortuna Sorrentino qualche castagna la tira fuori dal fuoco. Ma sai, voglio dire, faccio parte degli 11, ecco, come Hernandez in questo momento è il capocannoniere, il sottoscritto c'è per parare, ecco. Come ti ho detto prima, a volte puoi perdere la partita tipo Spezia, e a volte invece vinci partite importanti come Siena e Pescara, dove il sottoscritto risulta il migliore in campo. È chiaro che tutti quanti si aspettano che il Palermo non subisca o che il Palermo stravinca tutte le partite, ma vi posso assicurare che è impossibile una cosa del genere, perché il campionato di Serie B è difficile e perché comunque ci sono anche gli avversari. Non è perché noi ci chiamiamo Palermo perché il Palermo ha Hernandez, Sorrentino o chi per esso può vincere facilmente tutte le partite. Poi sai, ci sono discorsi di condizioni, ci sono discorsi di infortuni. Noi una settimana col Pescara avevamo 4-5 infortunati e che hanno recuperato all'ultimo secondo, 5 nazionali, quindi sai, anche questo alla lunga noi non ci agevola, ecco. Quindi dobbiamo continuare su questa strada, la strada è quella giusta. È chiaro che molto probabilmente concediamo qualcosina in più agli avversari, perché se il sottoscritto, che è il portiere, risulta parecchio impegnato, perché si vede che qualcosina ancora dobbiamo registrare, però la cosa positiva è che se nelle partite di difficoltà riusciamo a portare a casa i 3 punti, appena i meccanismi andranno perfettamente, sicuramente ci divertiremo, ecco. Ignazio Arcoleo. No, Stefano, io ti faccio tanti complimenti, perché grazie. Stai parando veramente da campione. Tuo padre mi parlava molto spesso di te quando eravamo al corso di Coverciano, okay. Ed in effetti aveva tantissime, tantissime ragioni, insomma, sei un grande portiere. Io ti ho una considerazione, così esulando dall'aspetto tecnico e quant'altro. Ti volevo chiedere, queste tue grandi prestazioni derivano dal fatto che tu hai affinato, diciamo, affinato l'affiatamento con tutti i compagni di squadra, ne conosci pregi e difetti, e quindi il tuo stile di parare
va a sopperire eventuali lacune o eventuali punti forti dei tuoi compagni che ti stanno davanti, perché la difesa deve essere un pacchetto ben organizzato e il portiere deve essere il regista di questo, l'ultimo baluardo, il vero regista della difesa sei tu. Quindi queste grandi prestazioni derivano dal fatto che hai trovato l'affiatamento con i ragazzi che giocano davanti a te o che cosa? Beh, sicuramente più passano i giorni, più ci alleniamo e più l'affiatamento cresce. È chiaro che cambiando allenatore, passando da Gattuso a Iachini, è cambiato anche il modulo difensivo e quindi è cambiato anche un'idea di difendere in maniera importante. Ecco, faccio un esempio: il mister Iachini non vuole mai che la linea dei difensori si abbassi troppo dentro l'area, devono sempre stare molto su, e quindi anche la mia posizione cambia e devo stare ancora più su di quanto non stavo prima. Quindi allenamento dopo allenamento, lavoro dopo lavoro, sicuramente siamo un tutt'uno. Ecco, noi ci dobbiamo muovere, e parlo di reparto, in questo caso del reparto difensivo, quindi della linea dei difensori con il portiere, tutti quanti insieme, tutti quanti in maniera omogenea. E questo fa sì che ora il mister è arrivato da 3 settimane e mezzo, quanto è arrivato da circa un mese, allenamento dopo allenamento stiamo migliorando e secondo me stiamo facendo bene. Ecco, quindi questa è la cosa più importante, anche se, come ho detto prima, a volte ci perdiamo in determinati piccoli errori che purtroppo paghiamo caramente. Ecco, quindi dovremmo stare un po' più attenti. All'inizio si prendevano un po' di troppi gol sulle palle inattive, adesso per esempio tocchiamoci e facciamo tutti i vari scongiuri sulle palle inattive, stiamo riuscendo a stare molto più attenti, però se abbiamo qualche altra lacuna nel tener su la linea. Però ecco, io credo che con il lavoro e con l'applicazione che ci stiamo mettendo possiamo migliorare in maniera molto vantaggiosa. Stefano, chiusura soft, perché la linea passa a Flavia Graziano, che ti porrà le domande dei tifosi. Flavia? Sì. Nino Catanzaro vorrebbe chiedere a Stefano un parere su Belotti. Non ho sentito, scusami. Nino Catanzaro vorrebbe chiederti un parere su Belotti. Beh, sinceramente non lo conoscevo, devo essere sincero, ecco, un gran bel giocatore, un ragazzo giovane di grandi prospettive, ha una media relativa incredibile se guardiamo rapporto presenze o minuti al gol, quindi mi auguro che continui su questo passo. Perfetto. Ci sono altre curiosità? Sì, Salvo Simonetti appunto dice che senza le parate di Stefano ieri avremmo perso, quindi ti ringrazia. Scusami Luca, puoi ripetere perché non sento la sua voce? Sì, no, aspetta, perché Flavia ti diceva c'è un altro... Che Salvo Simonetti scrive che senza le tue parate ieri avremmo perso e quindi ti ringrazia. Perfetto. Guarda, posso dire che ho ricevuto tanti tanti messaggi da tanti amici, da tanti tifosi palermitani che mi ringraziano, però è il mio lavoro, come ho detto prima, lo faccio con passione, lo faccio con voglia perché amo questo sport e quindi non mi devono ringraziare. Ecco, io sono uno di loro, uno che ce la sta mettendo tutta per riportare il Palermo in Serie A, perché credo che il Palermo è giusto che sia in Serie A, e io sono contento di essere uno degli artefici e sono contento di un domani di essere il portiere del Palermo in Serie A. Stefano, ti ringraziamo e ti dico, tra l'altro, intanto è arrivata Viola a Palermo? Arriverà nei prossimi giorni, a breve. Ecco, allora io mi faccio paladino anche di una cosa, visto che insomma, allora, per favore ridate il completino viola a Stefano Sorrentino, perché anche lì era stato bersagliato. No, lasciamo così Luca, non tiriamo fuori strane cose perché tra un po' arriva il mercato di gennaio. Ah, ecco. Siamo rovinati, ecco, quindi Viola è nata, sta bene, cresce bene, quello che è stato, come si dice, io come mia filosofia non mi guardo mai indietro, guardo sempre avanti. E avanti vuol dire portare il Palermo in Serie A. Grazie a Stefano Sorrentino per essere stato nostro ospite, in bocca al lupo, insomma, mangiatevi il Varese. Crepi lupo, grazie, ci proviamo, ecco, sarebbe la bella ciliegina sulla torta per completare questa settimana molto bella, ecco. Grazie ancora a Stefano Sorrentino. Grazie a voi, buona serata a tutti, ciao.